la European Le Mans Series parla italiano. A vincere il titolo nella classe GTE è stato infatti l'equipaggio numero 80 di Iron Lynx, team italiano, con al volante Matteo Cressoni e Rino Mastronardi, affiancati da Miguel Molina. La gara di Portimão nel Algarve è stata il coronamento di un percorso quasi perfetto che vedeva la numero 80 sempre a podio e vincitrice in ben tre occasioni, a partire dall'esordio a Barcellona. E anche a Portimão arrivava una bella vittoria dopo una gara combattuta contro la Porsche di Proton. Un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni quello di Matteo Cressoni, che dopo aver aiutato Simon Mann a vincere il titolo italiano sprint mette in bacheca un altro successo, e non solo, questa vittoria dà accesso diretto alla 24 ore di Le Mans del 2022. A Portimão la gara prendeva il via sotto il bel sole del Portogallo con il titolo LMP2 già assegnato alla vettura numero 41 di Kubica dell'Etra Yifeye. Se lo start era pulito tra le prime vetture, con Milesi a condurre il gruppo, nelle retrovie e le GT combinavano un mezzo pasticcio. E mentre Hanson con la United numero 22 era inizialmente in difficoltà, la vettura di Memo Rojas perdeva pericolosamente una ruota nell'ultima curva che immette sul dritto. Andreas Lascaratos, nel goffo tentativo di evitarlo, finiva a muro. Un botto spaventoso, ma sospiro di sollievo di tutti nel vedere il driver uscire da solo dalla vettura. Alla ripartenza la vettura di Iron Lynx è alle prese con i rivali di Porsche, ma riesce a mantenere il comando. Nella generale invece la numero 22 di United Autosport risale il gruppo e va a vincere la gara. Prima vittoria per Hanson, Aberdeen e Gamble. DKR Engineering si aggiudica il titolo in LMP3 grazie al quarto posto di classe. La stagione dell'Endurance non finisce qui, piloti e team sono già volati in Bahrain per il doppio appuntamento del VEC, che vedrà ancora i nostri colori protagonisti, soprattutto tra le GTE, in un 2021 davvero lungo e impegnativo.